Namaste, io sono Ace Brave, bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac Cantibirth. Con questa mod bellissima dobbiamo ancora sbloccare Jacob. Abbiamo fatto una vittoria con Bethany. Se vedete che la win streak è a 1 è perché ho avuto problemi di registrare, ma proviamo oggi a vedere se non scatta. Speriamo, perché a quanto pare è un problema della mod che non riesco ancora a sistemare, quindi vedrò di fare il possibile perché comunque voglio fornirvi il meglio possibile. Vi dirò, sono andato a vedere anche sul sito di questa mod per cercare appunto aiuto eccetera, ma non si trova granché, quindi devo cercare di capire effettivamente se sto sbagliando qualcosa. Non è un problema di registrazione, non è OBS che dà problemi, ma è qualcos'altro, anche perché appunto registro Afterbirth senza problemi, tra l'altro anche streamandolo alla mezzanotte. Tra l'altro appunto vi ricordo che se trovate ogni tanto carico delle run di Isaac, non commentate perché appunto sono le run, usiamole anche un po' queste cose, sono le run che appunto vengono registrate a mezzanotte dove non posso commentare, quindi mi dispiace appunto se non sentite il commento. Venite a seguire in diretta piuttosto sul server Discord, che è una figata assurda. Qui abbiamo assolutamente bisogno di una chiave se vogliamo andare nella zona nuova, e a proposito di zona nuova volevo parlarvi perché mi sono quasi spoilerato una cosa, nel senso che in fase di montaggio dell'episodio scorso ho potuto notare una cosa. Nelle tre zone abbiamo trovato, ho trovato una stanza nella fogna, chiamiamolo così, come mi sto abituando a chiamare, giù da Shadow direi che ci sta. Possiamo raddoppiare un po' il nostro parco mosse, la nostra potenza, e però abbiamo bisogno di una chiave. Abbiamo bisogno di una bomba, forse la troviamo qua. Sì, ma non quella che mi serve. Il gioco sta tornando a scattare purtroppo e mi dispiace, ma cercherò di fare il meglio possibile per registrarlo. Tra l'altro lo scattaggio, il fatto che scatti così, lo fa nei primi tre schemi, poi comincia a non farlo più. Quindi se volete abbiate un po' di pazienza, cerchiamo di farlo anche più velocemente. Oh mio Dio, questa versione di pin. Un pin gigante adesso. Prima volta che vedo pin gigante così, che spara in 6. Quindi hanno fatto una versione completamente nuova. È un po'... corrisponde a Monstro Blu Scuro, che è quello, la versione più grande. E lui fa questo sparo qua, non c'ha quella esplosiva, quindi molto interessante. Pin di solito spara in 6, lui invece spara in 4, mentre lui spara in 6 un po' girando. Bene che abbiamo il pentagramma, male che però non abbiamo la chiave. Proviamo ad andare avanti lo stesso. Voglio vedere cosa succede se andiamo a prendere magari un'altra zona. Vediamo. Perché la cosa interessante è che appunto nella zona... come si chiama? Nelle fogne c'è una stanza che è particolare perché l'ho vista sulla mappa e, cioè, in fase di montaggio mi sono accorto questa cosa. È una stanza che non aveva niente dentro, eppure sulla mappa c'era il simbolo della cassa. Quindi probabilmente c'è qualcosa di particolare in quella stanza lì. Anche perché, se non mi ricordo male, abbiamo trovato delle stanze un po' diverse dal solito, non solo per conformazione dei nemici eccetera, ma ad esempio c'era la stanza con 4 bottoni dove non è successo niente quando li ho premuti. Quindi forse c'è qualcosa che ci interessa. Qui c'è una roccia spirituale, ma non ho né bombe né chiavi. Ho bisogno sicuramente di conservare una chiave, quindi cerchiamo di conservare la nostra chiave per entrare nelle fogne. E vediamo poi se nelle fogne, probabilmente sarà fogne 2 direttamente. Ok, la chiave ce l'abbiamo. Sto anche accumulando un po' di fiammelle così riusciamo a distruggere un po' di nemici più in fretta. Adesso una bomba l'abbiamo trovata, una bomba andiamo a usarla subito quasi quasi. C'è anche una qua, quindi usiamola qua piuttosto. E c'è Small Rock, che non è niente male, direi che ci dà un 1,26 all'attacco. Qua c'è un'altra roccia spirituale tra l'altro, quindi... siamo stra ricchi di cose. Vediamo di vedere che cos'è questa pillola qui. Avrei bisogno un range down, non mi va tanto bene. Puberty men che meno, cioè il range è sceso di 2. Vediamo un po' se riusciamo a... sarebbe utile trovare una pillola di full health con questo personaggio. Anche potenzialmente come si chiama? Come si chiama quella pillola?
Boss of Steel è molto interessante come pillola, perché ci dà due fiammelle praticamente ogni volta che la prendiamo. Vediamo un po' qua se riusciamo a fare. Il gioco sta scattando incredibilmente. Forse in fase di montaggio non scatterà così tanto. Lo spero per voi, più che altro. Questa bomba la andiamo a usare qui. Non ho trovato ancora la stanza dorata. Ok, la chiave direi che ci sta. Questa la usiamo subito. Così abbiamo la nostra prima fiammella nel contorno. Le fiamme sono 8. Sì, sono 8. Sono 3 sopra, 3 sotto e 2 ai lati. Quindi sono come... in questa maniera, quindi 16 fiammelle massimo a quanto pare, che sono due cerchi intorno. Devo ancora trovare la stanza del tesoro, che adesso avendo due chiavi possiamo anche cercarcela. Vediamo di esplorare un po', che magari accumuliamo ancora le fiammelle. Purtroppo abbiamo Curse of the Unknown, quindi non sappiamo esattamente dove andare. Questa la usiamo così. Un po' di soldi e un'altra bomba che andremo a usare sull'altra roccia spirituale. Qua ce ne sono altre? No. Bethany è un personaggio interessante perché rende le rocce spirituali completamente diverse dal solito e quindi potrebbe essere molto interessante. Questo potrei anche farlo saltare in aria. E tra l'altro vedevo che il nostro... la possibilità di patti con il diavolo e con l'angelo, quando in realtà dovrebbe essere al 100%. Questo oggetto è bruttissimo, direi che lo prendiamo. Adesso abbiamo... mi dice che ho il 100%... Ah, ok, forse... sì, ok. Abbiamo scoperto un'altra cosa del libro delle virtù. Allora, noi avremo il 100% di patto col diavolo, mentre se abbiamo Book of Virtues, la percentuale scende a 25%, mentre al 75% di patto con l'angelo. Quindi c'è anche questa cosa. Quella è una roba che esplode, probabilmente la posso lanciare essendo rossa, se funziona come le altre bombe. Questo è un nemico abbastanza fastidiosetto, però va benissimo così. Vediamo di fare ancora un po' di... fiammelle, siamo bellissimi a vedere. L'oggetto era inutile, quindi va bene lo stesso. La bomba ce la teniamo, andiamo magari a usarla. O forse dovrei anche tenermela per le miniere, perché in realtà ho bisogno di due bombe per entrare nelle miniere. Una ce l'ho e siamo a metà dell'opera. Vediamo di andare, dai, con così tante fiammelle andiamo ad affrontare il boss, dai. Andiamo ad affrontare il boss. Tra l'altro posso anche, avendo Judah Shadow, vorrei cercare di non usarlo perché vorrei cercare di finire con Bethany, perché sennò non si sbloccano le sue cose. Però vedremo. Potrei anche usare quella per recuperare qualche soldino in più, ma non ho chiavi da usare per aprire il negozio. Quindi andiamo a cercarci il boss, che doveva essere di qua. Mi sono perso perché non ho la mappa a disposizione, ma dovrebbe essere qua. Ok, andiamo a vedere chi è. Ed è Monstro! Ciao Monstro! Adesso sono curioso di vedere se effettivamente c'è la seconda via, oppure ce la siamo persa e dobbiamo andare nella... perché effettivamente questo è il secondo schema, e quindi se facciamo questo e prendiamo la seconda via dovremo andare al secondo schema delle fogne. La porta c'è, perfetto. C'è Squeezy, che è molto buono perché spariamo più velocemente e ci dà un po' di cuori spirituali. Andiamo a utilizzare, andiamo qua dentro. Qua dentro ci troviamo altri cuori spirituali. Potremmo combattere anche contro di lui, ma non mi interessa. Piuttosto usiamo questo e andiamo allora nel downpour, nella fogna. Quindi molto molto bene, abbiamo recuperato con Squeezy anche. Effettivamente questo è il secondo schema allora delle fogne, giusto? Downpour 2? Perché appunto c'è questa cosa che Downpour, Mines e Mausoleo, Downpour 2, perfetto, sono sfasati rispetto alle solite coppie di cose. È molto interessante questa cosa delle coppie che sono modificate. Sta scattando tantissimo in questo momento, spero vi piaccia lo stesso. Non scatta però così male da non vedersi, spero. Comunque lo vedrò anche in fase di montaggio, spero insomma che siate... carini. Bella Balls of Steel, usiamola pure. Abbiamo il massimo delle cose? No, vedo che ce n'è. Sono un po' sfasate. No, dovremmo avere il massimo. Quindi, se adesso io. Allora, ne abbiamo. Se faccio così. Ah, ok, diventano tutte più grandi. Buono a sapersi. Quindi, adesso abbiamo il massimo delle nostre possibilità. Questo non fa niente. Aiuto. Ok. Adesso la cosa interessante sarà cercare quella stanza di cui vi parlavo. Ok, questo l'abbiamo ucciso prima che potesse attaccarmi. Qua usiamo questo, non ha fatto niente, quindi non usiamole più queste cose. Vediamo di attaccare questi personaggini qua.
Adesso devo trovare una bomba assolutamente, al costo di comprarla nel negozio. Gioco scattissimo in una maniera incredibile adesso. Vediamo se riusciamo a sopravvivere a questo, perché dopo nelle fogne non dovrebbero essere, nella miniera non dovrebbero esserci troppi problemi. Teniamoci la carica. Non abbiamo recuperato niente. Niente bombe, niente. Mamma mia. Niente bombe, niente chiavi. O meglio, ne abbiamo una di bomba, ma ce ne serve una seconda. Quindi speriamo, perché così posso ancora indagare su questa nuova zona che sembra molto molto interessante. Abbiamo un macello di cose, si è spenta una fiamma, quindi una la riaccendiamo. Questo è quello che scappa via. Una pillola di luck up, direi che ci può stare. Queste le uccidiamo così se ce la facciamo. Mamma mia quanto scatta il gioco in questo momento. Credo sia più che altro l'effetto delle... ho provato anche a modificare un po' il file config, però è un problema non da poco, perché non funziona, cioè, o meglio, ho provato a modificare ma non cambia niente, quindi scatta per un po' e basta. Il che mi aiuta in realtà a evitare i colpi e cercare di star sereno. Vediamo di usare questo che ci manca una fiammella. E vediamo di andare qua sotto. Credo sia appunto l'effetto della pioggia, l'acqua e queste cose qua che danno un po' fastidio. Comunque con un cerchio completo e un po' di roba dalla nostra parte, direi che ci stiamo riuscendo abbastanza tranquillamente ad affrontare questa zona. Queste sono quelle mosche lì, sono quelle che ruotano intorno, che sono abbastanza fastidiose. Ne abbiamo perso un po' di fiammelle, quindi ci stiamo comunque mantenendo sul massimo. Siamo abbastanza tranquilli. Oh, la seconda bomba. Ottimo, ottimo, ottimo. Qua c'è il boss. Ma voglio esplorare tutto il piano per cercare quella stanza particolare. Quindi vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. E usiamone un'altra. Proviamo ad andare a vedere allora nell'ultima via che ci manca. Non abbiamo chiavi purtroppo. Una bomba. Un sacco di soldi? No, due soldi. Pensavo fosse qualcosina di più, ma no. E proviamo ad andare... Mamma mia, quanto lag. Ok, proviamo ad andare di qua. Ok. Questo cos'è? Knife piece numero 1. E questa è la stanza particolare? Ok, abbiamo un pezzo di coltello. Quindi immagino, visto che si chiama Knife Piece numero 1, vuol dire che c'è un numero 2. Coltello. Non sembra far niente. Forse è come la chiave, ce la portiamo dietro e forse servirà più avanti. Vabbè, andiamo a affrontare il boss intanto. Che è Wormwood, il verme del legno. Che vediamo di randellare con tutti i colpi possibili e immaginabili. L'abbiamo quasi disintegrato con un colpo. Che siamo con le nostre fiammelle che lo disintegrano. Quindi se... giusto. Dimenticavo che questo ci insegue. Ok, ce l'abbiamo fatta. Facciamo fuori anche le sanguisughe. E abbiamo la possibilità di entrare là dentro. Prima usiamo magari le bombe. Non si sa mai. Prendiamo l'experimental treatment? Direi anche di sì. Perché è un... Ci proviamo. Allora, abbiamo un cuore in più. Abbiamo più range. Spariamo più velocemente. Beh, dai, c'è... Abbiamo scambiato luck e velocità di colpi. Direi che è molto positiva la cosa. Potrei anche andare a prendermi un cuore, ma andiamo pure giù intanto. Ok, adesso cerchiamo questa stanza speciale nelle miniere. Vediamo un po' che cosa ci capita. Dovrebbe essere un pochino meno laggoso adesso che siamo nelle miniere. Vedendo che sta caricando tantissimo per arrivare nelle miniere, non è tanto confortante. Ma vediamo cosa possiamo fare. Intanto andiamo di qua. Attenzione. Sono quelli... È una versione potenziata di un nemico che conosciamo già. Bellissimi, tra l'altro.
miei nemici preferiti forse sono questi qua nelle miniere, che sono fantastici da vedere. Ok, allora, c'è qualcosa di particolare in questa stanza? No. Immagino sarà una stanza senza nemici, forse? Una stanza particolare? Andiamo a cercare questo secondo pezzo del coltello. Forse sono tre pezzi? Perché abbiamo anche il mausoleo? Potrebbe anche essere. Magari vediamo intanto se riusciamo a trovare questo. Secondo pezzo. Potrebbe essere qua. Dove potrebbe essere? Se no, potrebbe essere nell'altro piano del come si chiama? Potrebbe essere nell'altro piano del downpour, delle fogne. Anche questo lo dobbiamo uccidere così. A parte che abbiamo, possiamo sparare oltre queste, se no dobbiamo sparare con questo. Quindi c'è una scelta interessante anche. Ok, questo è ancora vivo. Andiamo ad andare di qua. Non si vede granché perché abbiamo Curse of the Darkness, se vedo là in alto a destra, vicino alla mappa. Qua c'è la stanza del tesoro. Cos'è che ho bisogno? Ho bisogno di due cuori spirituali almeno da accumulare per andare nella prossima zona. Ho due piani per trovare due cuori spirituali, quindi vediamo un po' se riusciamo a farcela. Le nostre... attenzione. Attenzione che mi stanno mettendo all'angolo, Madonna, come scatta lo stesso. Vabbè, vediamo un po' di fare del nostro meglio. Intanto questa ce la prendiamo, questa ce la prendiamo. Andiamo ad aprire la porta dell'oggetto. Sì, vorrei sapere veramente Ed che cosa ne pensa. Ed, il creatore di The Binding of Isaac, cosa ne pensa di questo... in questo gioco. Prendiamoci Box of Spiders e lo usiamo e poi basta. Tipo l'altro che cos'era? Non è che... no, mi sa che era un altro oggetto attivo, quindi non mi interessa. Magari mi starete urlando perché non hai preso l'altro oggetto, ma non si sa mai. Veniamo qui. Ok, qua c'è qualcosa di particolare? Non sembra, nel senso che... intanto vediamo di uccidere questi due. Questa l'abbiamo già vista, ma non aveva niente di particolare, a parte una chiave, buono sapersi. Sto cercando di vedere se sulla mappa c'è qualche segnale diverso, ma intanto continuiamo l'esplorazione. Oh mio Dio, quanta gente! Sono un sacco di cacchette qua in giro. Aiuto! Ah, questi non si possono distruggere però, questi qua. Devo distruggere le cacchette. Probabilmente adesso saltano tutti. È rimasto ancora qualcuno vivo? O devo andarmene in giro così? No, ok, bastava l'ultima cacchetta. Adesso questi non sparano più, sembrerebbe. Andiamo dentro questa porticina qua. Qua non c'è niente, se non questi che sono quelle bombe da cui tagliare le ali. Ok. Proviamo a continuare da questa parte. Intanto continuiamo ad accumulare. Devo cercare di conservare, di trovare e conservare delle cose, ma per adesso niente. Qua c'è una stanza con la chiave che immagino sarà il negozio. E con 13 monetine direi che possiamo comprare magari un cuore spirituale. Cominciamo ad avere veramente poche fiammelle. Attenzione a questi, che non vedo assolutamente. Mamma mia, non li vedi. Ok, ce l'abbiamo fatta a ucciderli. Adesso mancano due cacchette. Mamma mia, quanti danni. Entriamo qua dentro, nel negozio c'è Black Candle. Vediamo se riusciamo a recuperare un po' di... un bel po'. Sono 20 almeno, sì. Quindi possiamo comprare un cuore spirituale e comprare il Black Candle. Quindi adesso dovrebbe essere tornato... oh, possiamo vederci di nuovo! Possiamo vederci di nuovo e abbiamo anche, con Black Candle, abbiamo anche un cuore spirituale in più. Quindi potremmo aprire la porta. Attenzione a questo. Questo mi...
Bellissima questa cosa. Voi non lo vedete, ma io sto comandando al contrario il personaggio. Perché ho ricevuto il... Quindi quelli non mi fanno male, ma mi fanno comandare al contrario il personaggio. Molto molto bello. Ok, allora, per adesso non sto trovando stanze speciali. A meno che quella in fondo a destra non fosse speciale, allora forse è in fondo di qua, a sto punto. Devo ricordarmi di non premere, di non usare il libro, perché ho bisogno di quei cuori. E Black Candle ci può aiutare. Questa non sembra essere una stanza speciale. Ah, però siamo nelle miniere 1. Quindi può darsi che questo succeda nelle miniere 2. Questa stanza speciale. Perché se è successo nel... questo? È un cuore... Non ho idea di che cuore sia. È un cuore bianco addirittura. Che è finito nel... Funziona come i cuori spirituali. Però... Magari è semplicemente un cuore spirituale... Diverso. Però... non so. Poteva essere un cuore eterno, ma non lo è. Vedremo. Allora, intanto continuiamo ad andare avanti. Andiamo a affrontare il boss. Che sta su due... Su una stanza più grande. E sono i Tough Twins. In cui bisogna usare le bombe. Quindi devo andare qua sotto e lanciargliele. Magari in una zona. Facciamo così? Credo di averlo colpito. L'ho sbagliato a lanciare. Proviamoci di nuovo. Così. Ok, qua li ho beccati. Devo sparargli ancora? Ok, adesso siamo riusciti a liberarne uno. Attenzione. Non c'ho un cacchio di energia, eh. Aia. Mi tocca, non muoio e divento l'altro personaggio, eh. Attenzione che anche rilasciano... Se riusciamo a fare così. Ah, mi ha beccato il creep. Ok, quindi sono diventato Dark Judah. Tutto nero, con anche la candela nera sopra. E ho 27 di velocità. Ho ancora il ciccio pasticcio. Non ho più però i cuori spirituali. Ah, è vero. E adesso? Perché ho i due cuori spirituali di Dark Judah. Intanto vediamo quanto danno facciamo. Volevo fare malissimo con sta cosa. Ok, questi esplodono sempre così a 45 gradi, quindi buono sapersi. Quello abbiamo tagliato in due, abbiamo distrutto la testa. C'è quell'altro che è completamente rosso adesso. Il gioco sta prendendo velocità proprio adesso, che mi serve che sia un pochino più lento. Attenzione. Tenga. Preso in pieno. Ok, gli abbiamo distrutto la testa, quindi funziona come Larry Junior, solo che ha questa corazza sopra di Onyx. Ok, almeno è da solo adesso, dovremmo riuscire a fargli un bel po' di danno. Tieni. Top. Aiuto. Vabbè, dovevo cercare di avere almeno un cuore rosso per poter entrare nella prossima zona. Mamma mia, che veloce che è. Larry Junior, che è uno dei boss più semplici del gioco, diventa più difficile grazie a questa cosa. Quindi anche la rielaborazione di quello che c'è già è fantastica. Magic Mushroom, e vai! Grazie a Magic Mushroom, adesso abbiamo un macello di attacco. Abbiamo 20 di attacco. Andiamo qua sopra, vediamo che cosa c'è. Uh!
Abbiamo 26, abbiamo 48 e 90 e 33 di attacco. Ok, potrebbe diventare la run più figa dell'universo. Ma intanto vediamo cosa riusciamo a fare. Cerchiamo sta stanza segreta. Qua c'è una stanza. Mamma mia, quanto grosse sono le nostre. Cosa spariamo? Mio Dio, cosa stiamo sparando? Ok, sicuramente non saremo Bethany, però cercheremo di fare del nostro meglio anche se siamo Giuda. Nel senso che ho già sbloccato tutta i Giuda, ma potrebbe essere che sblocchiamo qualcosa se uccidiamo il boss finale nuovo che, di cui si parla. Ah, intanto facciamo così, abbiamo 6 adesso di velocità, quindi spariamo, abbiamo un DPS enorme perché spariamo delle palle da delle palle mediche praticamente al posto delle lacrime abbiamo. Ok, usiamo questo, continuiamo a usare, quindi abbiamo anche le fiammelle che sono, continuano a esserci nonostante siamo appunto Giuda, quindi il potere di Bethany appunto è anche questo, cioè se ce lo portiamo dietro. Per adesso non vedo staia, non vedo stanze speciali. Il fatto che carichiamo così tanto velocemente il libro. Qua cosa c'è? C'è technology e... technology, assolutamente. Ah cacchio, dovevo usare quella, ma vabbè, ho sprecato la bomba. Tech point 5, quindi abbiamo anche questo adesso come danno. Che dovrebbe essere strafortissimo tra l'altro con questa storia. Questa è una carta nuova, è la carta del caos, che hanno cambiato il modo di vedersi della Chaos Card. Ottimo. Continuiamo ad esplorare prima. Voglio cercare di capire. Attenzione a questi. Facciamo una roba di cose una dietro l'altra. Allora, Tech Point 5 è un'altra roba. Tra l'altro, Tech Point 5 ha 48 di attacco. Tra l'altro, quindi strafortissima. Continuiamo ad accumulare. Stiamo accumulando un macello di cariche. Abbiamo delle cariche da 2 perché siamo in stanze grandi, ma mi sembra a me fermi tutti. Questa stanza, cos'ha di particolare questa stanza? Rifletti Ace, rifletti. Li ho premuti l'ultima volta e non è successo niente. Cos'ha di particolare questa stanza? Ah, ci sono. Questo è un assassino, eccolo qua. Questa ne ha 3, questa ne ha 2 e questa ne ha 4. Quindi probabilmente l'ordine 1 2 3 e 4. Ta-da! Ok, abbiamo un secondo pezzo del coltello che non si è unito al primo, quindi c'è un terzo pezzo del coltello. Ok. Qua non possiamo passare, dobbiamo passare di qua. Ok. Quindi abbiamo un secondo pezzo del coltello. Quindi adesso nel terzo posto nel secondo posto del mausoleo dovremmo trovare una stanza particolare. Hornfell Plus, che è più grande? Eh sì, la stanza è più grande. Però dovrei disintegrarlo perché abbiamo un macello di attacco. Infatti l'abbiamo disintegrato. Le porte sono sparite. Il latch key ce lo prendiamo. C'è un patto col diavolo e c'è la zona per andare con i cuori spirituali. Perfetto, quindi facciamo il patto col diavolo. Vediamo un po' che cosa ci dà di bello. Direi di sì, però aspettiamo un secondo. Dimmi che non sparisce la porta. Non è sparita la porta. Vorrei prima aprire questa. Ok. E adesso potrei anche prendere... mi serve? No, non mi serve. Più che altro non mi serve, ho già troppa roba. Vediamo di andare nel mausoleo. E vediamo di capire dov'è questo terzo pezzo del coltello. Probabilmente è in mausoleo 2. Quindi tra l'altro stavo pensando, la cosa interessante è che noi non dobbiamo andare per... Cioè, se è nel mausoleo 2... A me non serve fare anche mausoleo 1, tecnicamente, perché faccio solo il 2.
qua c'è un Black Judas contro, non c'era neanche lo spazio per scriverlo, questo lo segnalerò perché è un errore effettivamente, è un, vabbè, sono i nomi troppo lunghi quindi non ci stanno. Belli questi. Qua confido soprattutto in Tech Point 5 con queste stanze qua, perché funziona molto molto bene. Tech Punto 5. E appunto col discorso che se funziona sempre che sono in Mausoleo 1, Fogne, scusate, Mausoleo 2, Fogne 2 e Miniera 2, cos'è questa roba? Chewed Pen. Ok, proviamo a tenerlo, vediamo cosa succede. Abbiamo una stanza del sacrificio anche. Usiamo questa, ci prendiamo la chiave, abbiamo un macello di chiavi. Questo facciamo un saltino, tanto abbiamo un attacco assurdo. Qua ci sono le mani di mamma. Ce ne sono ancora? Vedete che adesso scatta un pochino di meno rispetto all'inizio. Scatta ancora, ma scatta un pochino di meno. Abbiamo un sacco di bombe, siamo carenti di energia, però vediamo un po' cosa possiamo fare. E tra l'altro abbiamo la carta del caos che devo ricordare, mi ricordo un po' come funziona, almeno quello. Devo andare nella direzione in cui sto attaccando. Qua c'è una stanza con dei bottoni. Se premo questo bottone... Che figata, vengono creati ponti. Quindi c'è la possibilità di mettere il ponte in mezzo. Che bello. È veramente meccaniche sorprendenti. Qua direi che usiamo una bomba per prendere questo cuore spirituale. Di cui abbiamo estremo bisogno. Perché abbiamo pochissima energia. Questo è un nemico che è stato introdotto. Ho visto nel sito che viene presentato quel nemico lì che abbiamo appena visto. Più HP. Sì. Super bandage. Assolutamente. Vediamo di continuare da questa parte. La Chaos Card funziona che la tiro nella direzione in cui mi sto muovendo, non nella direzione in cui sto sparando. Quindi devo stare attento con questa cosa. Per adesso non vedo... Magari facciamo un saltino qua dentro. Per adesso non vedo stanze specialissime. Potrei prendere un cuore spirituale. Potrei prendere il cronometro, che è sempre utile da avere, lo stopwatch. Prendiamo il cronometro, dai, siamo abbastanza tranquilli. Ok, prendiamo il cronometro che parte in automatico e compriamo anche questa qua. È la batteria, quindi non è 9 volt. Ce la facciamo a prenderla? Potrebbe anche essere. Ce ne sono quante per terra? 5, ne mancano 3. 1, 2, 3, perfetto. Quindi anziché comprare più energia, compriamo la batteria che è store energy, quindi vuol dire che possiamo avere 2 cariche alla volta. Avrei preferito quicker charge, però va bene anche store energy. Tanto col danno che abbiamo in realtà il nostro item non è più difensivo che offensivo, perché fa molto meno danno. Finiamo di esplorare per... Belli questi! Come attaccano? Ok, pensavo non ho ben capito. Finiamo di esplorare il piano prima di andare ad affrontare il boss, perché non ho idea se sia qua o meno la zona dove trovare il terzo pezzo del coltello. Probabilmente no. Probabilmente sì, però. Qui c'è un teletrasporto. C'è un teletrasporto a cui arrivare, un teletrasporto da cui partire. Ok. Potrebbe essere quella la stanza speciale. Vediamo di capirci. Ok, continuiamo ad accumulare le nostre cose. Qua c'è una stanza del sacrificio. Però come ci arrivo qua dentro? Qua dentro ci arrivo usando una bomba e prendendola.
Dove mi porta? Ah, mi porta nella zona nuova. Non riesco a capire niente di quello che sta succedendo. Ok, mi ha fatto le zone per potermi muovere. Quindi posso muovermi di qua e poi ho quella zona lì e lì c'è il teletrasporto per tornare indietro. Bello questo nemico. Non l'abbiamo vissuto, cioè non abbiamo visto che attacchi fa, ma molto bello. Quindi il piano è ancora abbastanza grande effettivamente, perché c'è tutta la parte preclusa appunto dal teletrasporto. Se non avevamo una bomba non potevamo venire in questa zona. E effettivamente Antibird sta sfruttando al massimo questa cosa qui. Ah ok, spara quella cosa lì, bene, buono a sapersi. Qua usiamola e andiamo da questa parte. Apriamo pure questa. Niente di interessante, sono una bomba. Di nuovo le mani. Ci manca la punta del coltello. Che abbia a che fare, adesso mi viene in mente, con il logo. Perché il logo di Antibirth ha... di Antibirth. Buono boss of steel. Il logo di Antibirth ha la... come si chiama? Ha il coltello sulla I di Isaac. Quindi molto molto utile. Probabilmente è tipo una chiave come affrontare Mega Satana, però abbiamo il coltello anziché la chiave. Continuiamo l'esplorazione intanto. Qua ci sono dei teletrasporti, ma questo mi porta lassù, questo mi porta di là e quello mi porta lì. Quindi questi non sono teletrasporti che mi interessano. Però questo sì, perché c'è questa che è una roccia spirituale. Magari c'è un teletrasporto più particolare degli altri? Intanto abbiamo un massimo di energia, quindi abbiamo sopperito anche a quella mancanza, perché abbiamo praticamente tutto adesso. Abbiamo i DPS della vita e abbiamo un sacco di energia. Non ho ancora capito cosa fa la penna, che è il nostro trinchetto, però vedremo di scoprirlo. Qua c'è un bottone. Lo premiamo? Premiamo questo bottone. Ok, vengono formati questi che mi aiutano ad andare di... cioè devo piazzare una bomba per recuperarne due, quindi direi che lo facciamo. E stessa cosa di là, quindi questa me la prendo. Bella questa, molto 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 bella questa meccanica. Qua facciamo così e ci prendiamo questo. Devo dire anche un altro piccolo tocco di classe è quello di Dark Judas, il Black Judas, o chiamatelo un po' come lo volete. È stata cambiata la grafica in modo che diventi sempre nero nonostante prendiamo altre cose, mentre capita che Dark Judas rimane con il colore nero fin tanto che non ha altri oggetti, poi prende altri oggetti che gli vanno sopra e quindi non si vede più che sotto è nero, mentre in questa maniera abbiamo sempre la visuale insomma di questo tipo di personaggio. Ok, abbiamo finito di esplorare tutto e non ci sono altre stanze particolari, sembrerebbe. La carta delle stelle o la carta del caos? La carta del caos ci aiuta a one-shottare un nemico, quindi direi... carta delle stelle potrebbe essere utile per teletrasportarsi. Però va bene così. Siamo a 23 e 22, quindi ciao Boss Rush. Boss Rush probabilmente con Bethany dovrò farla senza andare a questa parte, perché è veramente molto molto più lenta. Se facciamo il giro... per le miniere eccetera eccetera, è molto più lento perché i piani sono più grandi e anche più difficili fondamentalmente, quindi vediamo di fare il possibile. Andiamo su di qua e ritorniamo allora nell'altra parte. Il gioco sta scattando incredibilmente, questa l'abbiamo vista, quindi non dovrebbero esserci altre cose e siamo ancora nel mausoleo 1 tra l'altro, quindi siamo ben indietro rispetto alla nostra zona. Cosa c'era qua dentro? C'era l'energia che abbiamo preso, se non sbaglio. Qua c'è un'altra roccia spirituale che però potevo anche non prendere in realtà, perché tanto non ho la possibilità di prendere, di tenerli. Ok, allora andiamo su e andiamo ad affrontare il nemico che è The Visage. Cos'è sta cosa? Ok, è una versione diversa del... No, non usiamo la Chaos Card contro di lui, perché tanto siamo strafortissimi. Rischiamo di perderla. Ok, distrutto il cuore, adesso c'è la maschera? No, la maschera non fa niente. Ci prendiamo questo che è un shot speed.
E qua dentro c'è... Oh, c'è The Body. Di nuovo The Body. Prendiamolo. Quindi abbiamo convertito praticamente tre cuori. Two of Clubs usiamolo pure. Prendiamoci la Chaos Card e andiamo giù a Mausoleo 2. Dove dovrebbe esserci questa stanza speciale. Vediamo se riusciamo a trovare il terzo pezzo del coltello. Vediamo. Allora, stanza normale. Usiamo questa. Questa è un'altra stanza normale. Probabilmente è una via senza uscita, tra l'altro, non una stanza in mezzo. Perfetto. Questa è una stanza bella grande. Perfetto, proviamo ad andare a vedere qua dentro. No, qua dentro non ci possiamo andare. Qui ci sono i teletrasporti. Però quel teletrasporto lì mi porta qua, quindi è abbastanza inutile. Vediamo il rompicapo. Parassita. Quindi adesso abbiamo anche gli split shot. Mio Dio, che grandi che sono gli split shot. Questo teletrasporto mi porta da una parte all'altra, quindi non mi dice niente. Qua c'è la stanza con probabilmente i ponti che si creano se premo questo. Sì, esatto. Questo mi fa il ponte di là, perfetto. Qua c'è il negozio. C'è un giro al negozio con così tante chiavi, direi proprio di sì. E c'è il sapone. Saponetta, cos'è quella cosa? Non vorrei rischiare troppo. No, possiamo anche prenderla. Cos'è il sapone quello? Vediamo quante monete riusciamo a fare. Ne abbiamo 11. Un oggetto attivo, eraser. È una gomma. Ok, buono a sapersi. Intanto continuiamo ad andare giù. La useremo un'altra volta. Sto giro teniamoci... No, in realtà potrei anche tenere Razor. Carta del mondo, usiamola. Ok, c'è una stanza con dei teletrasporti interessante da quella parte. Ok, forse prendiamo Razor. Vediamo come funziona. Ah, ok. È una Chaos Card portatile, forse. Che non ce l'ho più. Vabbè, buono a sapersi, intanto. Di qua l'abbiamo preso? Cosa abbiamo preso qua? Abbiamo preso... Non mi ricordo più. Questo l'abbiamo distrutto. Ok, questa forse non avrei dovuto sparare. Potrebbe essere una stanza particolare. Vedo dei fuochi, non vedo nient'altro però. Vedo i fuochi, per terra c'è qualcosa. C'è una catena, ci sono delle iscrizioni. Vabbè, ci torniamo dopo magari. Magari devo distruggere tutte le... Devo spegnere tutti i fuochi? Proviamo a vedere, sì. Si sono rifatti? No. Ok, proviamo a spegnere tutti i fuochi. Magari è un discorso di luminosità della stanza. Ok, ho spento tutti i fuochi e non sembra essere successo niente. Parte un po' di cose per terra. Tra l'altro qua c'è la stanza segreta. E dentro la stanza segreta c'è questa da aprire, che contiene un altro bonus al danno, un più 7 al danno. E abbiamo 55 di danno e senza avere Ipecac, quindi siamo mega galattici. Vediamo di andare di qua. Di qua c'è un teratoma che ha ben poca vita. Di qua c'è un mini boss che è Pride in questo caso.
la carta della giustizia la usiamo. Ok. Ok, per adesso continuiamo l'esplorazione. Questo lo dobbiamo uccidere in qualche maniera. Ok, buono. C'è un bottone, premiamo un bottone. Ah, ok, serviva per liberare la strada per poter uccidere quello. Ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Proviamo ad andare prima di qua. Direi che facciamo un saltino nella stanza quella. Petrified Poop. Full health, ottimo. Range down no. Chaos card ce la teniamo. Ok, dobbiamo semplicemente andare di qua. E dall'altra parte non ci posso arrivare. Ok, quindi devo fare in modo di andare da quella parte. Hanged Man mi permette di andare di là. Usiamo Hanged Man. Andiamo di qua. Quindi solo se voliamo, però per volare bisogna andare là dentro, quindi interessante. Usiamo questa e ci porta qua sopra. E adesso abbiamo possibilità di andare in giro. Quello è il teletrasporto per tornare indietro, quindi per adesso è una stanza di teletrasporto normale questa. Fatemi vedere la mappa un secondo. Ok, c'è un dead end che è là sotto. Prima andiamo allora nel negozio. Prima andiamo nel negozio. C'è il negozio. Aia. Grazie per tutti i soldi, perfetto. Ok, qua c'è il negozio, c'è un blank card. Direi che ci prendiamo questo. C'è una blank card che potrei prendere abbastanza facilmente. Però non so, finché non abbia... la chaos card di prima. Blank card, chaos card. Però dovremmo rinunciare al libro. Ah, intanto vediamo di finire di esplorare. Potrei tornare indietro a prendere blank card per usarla con la chaos card, che così finalmente dovrei imparare a usarla. Ok, questo è fatto. Aia. Ok, andiamo qua. Bad trip e luck up, ok. E infamy, ok. Che bello che siamo, che sono adesso. Qua dentro cosa c'è? Oh oh. Ok. Ah! Ok. Quindi questi qua sono, corrisponde alla stanza dei fuochi che abbiamo visto prima. Questa importa qua. Questa importa qua. Questa importa qua. Questi sono teletrasporti. C'è un teletrasporto che mi porterà da un'altra parte? No, sembrerebbe di no. Questo importa qua, 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 questo importa qua. Ok, quindi questa stanza qui corrisponde alla stanza dei fuochi. Buono a sapersi, vuol dire che dobbiamo spegnere i fuochi, probabilmente lasciare solo questi accesi. E quindi adesso non funziona, perché ormai li ho spenti tutti, quindi... Ok, quindi buono a sapersi, probabilmente il terzo pezzo lo troviamo in questa maniera, ma non possiamo farci niente perché ho già spento i fuochi, a meno che adesso tornando indietro non li trovi. Comunque è un puzzle molto interessante da risolvere. Vediamo di tornare indietro allora
nella stanza. Riprendiamoci la Chaos Card. Dovrei andare a comprare la cosa, ma prima voglio andare a vedere. Prima voglio andare a vedere se la stanza si è ripristinata oppure no. Che è qua sotto. No. Effettivamente. Ah, ecco, qua c'è. No, non c'è un riferimento. Pensavo ci fosse riferimento nel senso che alcuni di questi sono con un tronco, invece altri con tre. Ok, quindi sappiamo che dobbiamo usare questa stanza un'altra volta. Probabilmente viene fuori. Immagino che vedendo di là i teletrasporti, vengo di qua e spengo solo quelle che mi interessano. Ok, buono, buono, buono. Vediamo di tornare di nuovo di là, allora, a prenderci la blank card. Nah, va bene così, dai. Tanto ho un macello di energia. La facciamo un'altra volta questa cosa, blank card. Chaos card. Ah, sono un po' dispiaciuto perché avrei potuto prendere forse il terzo pezzo del coltello, immagino. E andiamo ad affrontare con... Andiamo a affrontare mamma. E uccidiamo mamma in un colpo, perché ho usato la blank card giusta. Andiamo giù una volta ogni tanto, ma sì, andiamo giù a fare un saltino. Con così tanta energia sono più che tranquillo di risolverla. Quindi adesso facciamo utero, facciamo utero 2 già adesso. Quindi facciamo utero 2 già adesso. Ci troviamo su, belli questi, tutti dorati. Troviamo utero 2 già adesso. Troviamo una stanza che potrebbe essere interessante. Ok, sacco dei soldi che però non mi servono. Andiamo a cercare il boss e vediamo di finirla. Quindi abbiamo imparato veramente veramente tanto da questa cosa, da questa run. Abbiamo imparato come funziona effettivamente il potere di Bethany, il potere di Bethany sugli altri, diciamo, quindi molto molto interessante. Abbiamo trovato i due pezzi del coltello, probabilmente dovremo bisogno del terzo, quindi cercherò prossimamente di farlo. Per trovare chissà cosa, un boss nuovo, probabilmente quello che sarebbe corrisposto a questo utero qui, potrebbe essere o un altro... non so esattamente cosa possiamo fare. Beh, con un coltello possiamo tagliare utero, probabilmente andare da qualche altra parte. Immagino che se abbiamo un coltello del genere lo possiamo usare per aprire utero in qualche maniera. Perché effettivamente è l'unica cosa di carne che posso tagliare. Non posso tagliare un muro. Quindi avrebbe senso. La lore del gioco. Oh mio Dio. Sono tornato a parlare di lore del gioco. Che figata. Poco interessante. Perché tanto abbiamo, i soldi non servono più. Hash non c'è tra l'altro in questa versione. Perché appunto non è Afterbirth. Non vedo l'ora. Cioè veramente una versione di... Allora, cosa posso dire? Antibirth è molto 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 bello. Implementarla con Afterbirth e con Afterbirth Plus è una bella sfida, ma potrebbe essere molto 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 bella, perché effettivamente aggiunge un paio di cose. A proposito di lore, io faccio solo una considerazione. Bethany e Jacob sono due personaggi biblici, come tutti. E il signor Jacob, che corrisponde a Giacobbe, se non mi ricordo male, se il mio catechismo non fa le bizze, Giacobbe, è uno dei figli di Isacco. E vi lascio ragionare qua, quindi... molto molto interessante, perché appunto Abramo è il padre, mentre Giacobbe è il figlio. E l'altro figlio, se non mi ricordo male, è Esaù. Se non mi ricordo male. Che dite, andiamo a affrontare Mega Satana? Nah. Potrei anche. Più o meno potrei anche. Ma sì, affrontiamolo, dai. Giusto per fare questa run ancora più lunga. Già dura un macello. Abbiamo talmente tanta energia che possiamo disintegrarlo ancora prima che si formi. Dobbiamo andare giù, abbiamo detto. Andiamo all'inferno, a Sheol. Quindi chissà se sbloccheremo Giacobbe in quella maniera. Potrebbe essere. Allora, intanto non mi interessa tanto girare se non andare subito dal boss. Tanto non ho nient'altro da perdere.
con tutta sto danno che facciamo. Se diventassi Gappi, chissà. Oh, Pandora's Box, che non credo ci dia granché. Questo oggetto lo conosciamo ed è molto bello. Temporary Demon Form, nel senso che mi fa diventare il coso con Brimstone. Ma sì, portiamocelo dietro, perché è un oggetto che a molti di voi è piaciuto, quindi voglio accontentarvi. Dovremmo avere uno sparo gigantesco adesso, cioè nel senso che farebbe ancora più male. Abbiamo un Brimstone a 55 di potenza, tipo. Quindi sono curioso di vedere quanto durerà il diavolo con una cosa di questo tipo. Sto morto direttamente, sì. Un'altra carta che è la carta del mondo, quindi usiamola, che così almeno sappiamo dove andare. Aia. Sparite nel nulla. Ci metto un po' a caricarla, l'unica cosa, perché ho 20 di carica. Qua usiamo questa qua. Qua contiene un macello di chiavi. È abbastanza inutile. Non mi interessa avere altre cariche. Interessante però ad esempio per Bethany, perché vuol dire altre cariche, vuol dire crearsi le fiammelle in 3 secondi, un sacco. Cioè, è atterrato ed è morto, mostro 2. Un altro po' di energia per noi. Siamo arrivati a un punto che neanche avere Brimstone, cioè avere Brimstone è peggio in realtà di quello che abbiamo, forse. Che qua spariamo talmente tanto velocemente che abbiamo un DPS assurdo, riempiamo lo schermo di roba, mentre di là almeno dobbiamo caricare. Adesso spariamo a 6 di velocità, mentre sparare a 20 di velocità dobbiamo caricare il colpo, appunto. Ok, vediamo un po' se riusciamo a sopravvivere. Ma sì, proviamo a usarlo. Carichiamo il colpo. Ok. Ok. Ho tipo one shottato il diavolo. Più o meno. Tanto è un po' anche a ricerca, mi sembra. Non so perché o perché. No, mi sa che è perché abbiamo Tech Point 5, che è un pelino a ricerca. Nel senso che va in sinergia con quella cosa. Entriamo dentro la chest, o meglio, nella camera oscura. Vediamo un po' cosa troviamo nelle casse. Uff, Godhead adesso. Ok. Full health. Potremmo anche portarcela dietro, un full health. Questa cos'è? Puberty, che vabbè, non mi interessa. Faccio talmente tanto danno. Sì, è saltato in... Cioè, faccio ancora più danno effettivamente con... In questa maniera. Così tanto che non è neanche riuscito a scendere dal cavallo che l'ho già ucciso. Ma sì, prendiamo anche Steam Sale, che non si sa mai. Sto girando completamente senza meta, senza prendere praticamente niente. Bello il il biscotto della fortuna. Ask again later. Ok, quindi ogni tanto... Bello, abbiamo il biscotto della fortuna, che è un oggetto molto figo. Quindi ogni tanto lo usiamo, ogni tanto ci dice una cosa, ogni tanto ci dà un regalo. Mi è venuto il raffreddore forse di stare qua a fare questa run. Ok, questo ci saluta. E l'altro Mega Mo ci saluta. Andiamo di qua. Perfetto, andiamo su di qua.
Sapete cos'è quello, no? Rirolla tutti gli oggetti che abbiamo. Sapete che vi dico? YOLO! Cosa sono diventato? Ok, ho Money Quest Power, quindi abbiamo un sacco di cose. Abbiamo un cuore bianco. Abbiamo Card Against Humanity. Abbiamo il Trinity Shield che è rimasto qua a terra. Sembrerebbe. Abbiamo il 2 di cuori. Abbiamo il 2 di clubs, di pick. No, di ciao, di fiori. E dietro di noi abbiamo un cero, che è questo, che non ho idea di come funzioni. Abbiamo un bel po' di sparo. Abbiamo 30, no, abbiamo 12 attacco, quindi praticamente nulla rispetto a prima. Ma è giusto per fare i fighi per questa cosa. Bad trip, vabbè, non ci sta. Abbiamo il... abbiamo due oggetti. Abbiamo un oggetto di gappi, a quanto pare. Perché abbiamo il... per uno... abbiamo il collare di gappi. E abbiamo... one up. Ok, andiamo ad affrontare il boss. Che è The Lamb, come conosciamo. Quanto danno gli faccio? Ah, gli passano attraverso. Quindi abbiamo il mascara... avrei dovuto prendere almeno il Brimstone. Però vabbè, abbiamo il mascara e abbiamo... che cosa ancora? Ma niente di che. Però vabbè, è un pochino più complesso del solito. Ma stiamo comunque facendo un bel po' di danno. Sarebbe finita la battaglia sarebbe finita dopo 3 secondi. Ma va bene lo stesso così, dai. Ci stiamo facendo aiutare dalle nostre fiammelle, a quanto pare. Sono curioso di vedere cosa succede quando vengo colpito dal cuore. Abbiamo The Soul anche, ecco cosa, che non ci colpisce. È successo qualcosa? Non sembra essere successo niente quando ho perso il cuore bianco. Va bene, buono, buono, buono. Abbiamo finito una run complessissima. E abbiamo scoperto questo coltello, questi pezzi del coltello. Ce la faremo a finire? Sì, ok. Siamo entrati dentro con molta fatica. E sono riuscito finalmente a finire. Eccolo là il coltello, che come vedete entra dentro la I di Isaac. Lo scopriremo nel prossimo episodio, se effettivamente c'è qualcosa con il terzo pezzo. Grazie ancora della visione. Io sono East Brave. Namaste and be brave.